Luciana Littizzetto e la confessione che spunta solo ora che lascia tutti senza fiato, ecco cosa ha detto l'attrice. Uno dei personaggi dello spettacolo che con il loro talento, la loro ironia e la loro incredibile professionalità hanno letteralmente cambiato il mondo dello spettacolo è proprio lei, la splendida Luciana Littizzetto. Si può dire che la bella Lucianina, ormai punto di riferimento del programma Che Tempo Che Fa insieme a Fabio Fazio, è un'artista a 360 gradi, attrice, conduttrice e speaker radiofonica. Ultimamente ha fatto una confessione davvero inedita che ha lasciato tutti senza fiato, ecco di cosa si tratta. Oltre al mondo dello spettacolo, inizialmente Luciana si diploma al Conservatorio G. Verdi di Torino in pianoforte e in quegli anni comincia a collaborare con Gioventù Operaia occupandosi di musica e recensioni dei film, con lo stesso spirito ironico con cui la amiamo e apprezziamo adesso. Oltre ad aver conseguito diploma e laurea, la donna comincia ad avvicinarsi al mondo della recitazione al Circolo Dravelli di Moncalieri, all'epoca diretta da Arnoldo Foà, dove proprio lì concepirà il cabaret con i suoi primi spettacoli Ti lacrime, Sogni e Sesso, e che nel 1991 le permetterà di aggiudicarsi il premio Ettore Pratolini. La donna, inoltre, ha fatto delle puntualizzazioni circa il tema della chirurgia estetica, intervistata al settimanale Grazia, ha affermato, "Mi fa un po' paura correre tanti rischi per avere una faccia che non è più la tua, la morte non la freghi neanche col botulino. Curare il proprio look è sano, ma si può essere belli anche quando si è donne mature." Luciana Littizzetto e la sua incredibile verità, ecco di cosa si tratta. Circa la vita sentimentale, Luciana è sempre stata molto riservata a riguardo anche se nel 2018 si è separata da quello che era il suo compagno Davide Graziano, un tempo batterista del complesso degli Africa Unite. Insieme, avevano deciso di prendere in affido Jordan e Vanessa, di cui la mamma aveva avuto modo di parlare in passato. Circa l'argomento, infatti, la donna aveva confessato a Domenica in L'esperienza dell'affido? Per me è bella e la consiglierei a tutti. Certo deve essere malleabile e avere anche pazienza. Inoltre ha confessato che i due figli in affido, di origini per metà kosovare, non l'hanno mai chiamata mamma. Credevo che col tempo sarebbe successo e invece no. Loro non mi possono chiamare mamma perché una mamma già ce l'hanno. E quindi chi sarei io? Mi dicono diciamo che sei Lu, la supplente,